Scommetti Sottoporta. Ed eccoci per una nuova puntata di Scommetti Sottoporta qui sempre su Radio No Frontiere e con il nostro amico Ciro andiamo a snocciolare le partite della prossima giornata in chiave chiaramente di scommessa. Allora, caro Ciro, che risultati ci dai per possibilmente farci vincere? Sì, siamo andati molto vicini settimana scorsa. Mannaggia al Torino, mannaggia. Mannaggia a Rigoni che con quel colpo di testa, insomma, ha... Ma anche Padelli con quella signora uscita. Signora, vabbè. Ci sono tante cose da dire sulla fase difensiva del Torino. L'ultima partita, speriamo che il Toro sulla possa giocare una partita decisamente molto più accorta contro la Juventus. Per quanto riguarda le scommesse di questa settimana, io ho proposto due risultati che si vado chiaramente adesso nuovamente a elencare. Si tratta del gol di Frosinone Fiorentina e dell'X tra Sassuolo e Udinese. Sono anche ammotivati anche tutte queste scommesse che ho scelto. Beh, Frosinone Fiorentina, siamo tutti nella forza del Frosinone in casa, sì. Una squadra che quasi un gol a partita lo segna sempre. La Fiorentina però ha un reparto offensivo di tutto rispetto, nonostante il periodo poco felice. Io credo che sarà una partita molto molto bella con tanti gol e quindi secondo me un gol potrebbe essere, ecco, il pronostico più azzeccato. Mentre l'X tra Sassuolo e Udinese è una piccolissima macchia che ovviamente è dovuta anche al fatto che Udinese ha cambiato allenatore di settimana, lo sappiamo, infatti. Bene, lo sappiamo bene, è andato via Stefano Coratore ed è arrivato Luigi De Canio, quindi secondo me un pareggio potrebbe essere, ecco, l'inizio positivo per l'ex tecnico tra l'altro del Napoli, e quindi secondo me, ecco, Sassuolo e Udinese è una partita da X. Beh, speriamo che, ecco, questi pronostici possano essere giusti da parte tua e che anche chiaramente i nostri amici possano seguire questo consiglio. Poi io c'ho qui in scaletta segnato, ecco, tutti, diciamo, i pronostici per questa giornata e io nel mio piccolo mi sono giocato Roma-Inter e Sampdoria-Chievo con i seguenti risultati. Per me Roma-Inter, nonostante l'Inter è un poco acciaccatina in attacco, ma ha anche in questo caso degli attaccanti di buon livello, e ho azzardato anche per via della difesa della Roma tutt'altro che solidissima un bel gol, mentre su Sampdoria Chievo mi sono sbilanciato, è una partitaccia secondo me, credo che la Sampdoria possa vincere, quindi un 1 fisso della Sampdoria. Bene, sembrano anche questi risultati comunque molto ponderati. Adesso vediamo la sorpresa di Federico, perché certo. Ecco, potrebbe esserci una sorpresa nei pronostici di Federico. Si vede che a Federico gli piace molto il Verona, perché noi fra l'altro ci confrontiamo in redazione e scegliamo appunto le partite da giocarci, e dicevamo, ecco, a Federico piace la componente Verona e mette in Verona Carpi un bel 1x, mentre per quanto riguarda Empoli Palermo si sbilancia. Qui forse effettivamente non me l'aspettavo e il nostro buon Federico Mancini mette un x2 a favore del Palermo, Empoli Palermo x2. Quindi sono questi i nostri pronostici. E vuoi aggiungere qualche cosa, caro Ciro? No, assolutamente, anche in questo caso Federico secondo me gioca ad astuzia, anche un po' d'azzardo, però secondo me d'astuzia, perché comunque sa bene che per quanto riguarda Empoli Palermo è una sorta di ultima chiamata per la squadra di Novellino. Anzi, io avrei azzardato addirittura un 2 in maniera proprio ancora più rischiosa, però comunque l'X2 ci sta anche, perché comunque l'Empoli in casa è una squadra assolutamente di tutto rispetto e ovviamente sarà anche questa una partita molto molto interessante, quindi mi sembrano tutti pronostici secondo me molto molto equilibrati e potrebbe essere la settimana giusta. Speriamo bene, amen. Allora rifacciamo il rewind, una ricapitolazione dei risultati per scommetti sotto porta. Allora, Frosinone Fiorentina gol, Sassuolo Udinese X, Roma Inter gol, Sampdoria Chievo 1, Verona Carpi 1x, Empoli Palermo x2, puntata minima di 3 euro.